morte. Abbracciamo le vittime innocenti di Orlando, quelle che sono morte e quelle che, rimaste ferite, porteranno per sempre i segni di questa tragedia. Ma questa non può e non deve essere un'occasione per erigere nuovi muri di intolleranza, di odio e di discriminazione. Chi addita la religione islamica anche in quest'Aula oggi sbaglia e aggiunge mattoni a quei muri, muri sempre più alti e invalicabili, muri sbagliati. Noi vogliamo che sia un momento per parlare di eguaglianza, di tolleranza, di amore, per dire mai più violenza, ma anche per assumere un impegno di comune militanza per i diritti civili di tutti. Allora sì, che il ricordo delle vittime innocenti di Orlando non sarà stato solo un esercizio rituale. Grazie. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Mazziotti, Dicezzo ed altri, numero 1-1234, Simone Valente ed altri, numero 1-1267, Panarale ed altri, 1-1282, Palese e Pisicchio, 1-1300 e Borghesi ed altri, 1-1302, concernenti l'affidamento dei servizi nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento allo svolgimento delle procedure di gara. Ricordo che nella seduta del 31 giugno 2016 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverto che in data odierna sono state presentate le mozioni Baradello ed altri, numero 1-1304, Buttiglione ed altri, 1-1305, Manzi ed altri, 1-1306, Secco e Occhiuto, 1.307 e Rampelli ed altri 1.308. I relativi testi sono in distribuzione. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Grazie Presidente. Arrivo ad esprimere immediatamente i pareri sulle diverse mozioni presentate. Per qualcuna arrivata da ultimo, esprimerò poi il parere subito a seguire. Va bene. Allora, sulla mozione Mazziotti di Celso ed altri, parere favorevole. Ad eccezione di